Ciao ragazze, ciao ragazzi, come va? Allora, questo sarà un video molto lungo, già ve lo dico, quindi preparatevi, mettetevi comode perché ho un po' di cosine da dire, anche se dal mio ultimo vlog non è che sia cambiato poi chissà che cosa. Comunque, è da 2 mesi che dico devo fare un vlog, però alla fine non l'ho più fatto. E siccome oggi è il 27 dicembre, mi sembra, 27 oggi? Non ho gli occhiali, 27 dicembre, sì, 2013, venerdì, Luca è andato a giocare a tennis, io sono qui bella tranquilla, in tenuta proprio così sportiva casereccia, perché sono andata a fare la spesa, poi sono tornata a casa, mi sono messa comoda, stavo guardando un po' qualcosina in TV, anche se poi è tutta pubblicità che altro, e ho detto che palle, mi sta annoiando, che faccio? Faccio un video, così, giusto per chiacchierare un po' con voi. Allora, che cosa avete fatto durante queste belle feste di Natale? Cosa avete ricevuto come regalo di Natale o regali di Natale? Fatemi sapere tutto qua sotto nei commentini perché sono molto curiosa. Sapete, poi soprattutto per chi mi conosce molto bene, che su queste cose sono una che non si fa gli affaracci propri, anzi, proprio perché sono curiosa di sapere che cosa avete ricevuto di bello. Io devo dire che non ho ricevuto tantissimi regali rispetto agli anni passati perché è stato un anno un po' particolare. Ho chiuso rapporti con alcune persone, per cui i regali sono stati anche dimezzati, devo essere sincera, però preferisco pochi regali ma fatti col cuore piuttosto che tanti regali magari anche riciclati e fatti col culo, per cui mi va bene anche così, senza problemi. E quindi niente, insomma, sto facendo tremare tutto il tavolo, vabbè. Allora, anzitutto ringrazio tutte le persone che mi hanno chiesto come stai, come va la salute, perché è da marzo che non sto molto bene, nel senso che qualsiasi problema ho a livello di salute prendo e vado in ospedale, perché ho la fobia, dicono che è una malattia, però non so come si chiami. Comunque, appena sento di avere qualche problema, penso male, dico, oh mio Dio, mi è venuto qualcosa di brutto, piuttosto che, poi vabbè, sono anche tragica su queste cose. Pensa positivo, Gigia, pensa positivo. Io penso positivo perché sono vivo, perché sono vivo. Vabbè, niente, lasciamo perdere. E vabbè, niente, alla fine devo andare in ospedale e farmi vedere. Io poi sono di questo parere, nel senso che preferisco spendere soldini per la salute e sapere subito che sto bene, piuttosto che non andare proprio in ospedale, andare all'ultimo quando ormai è tardi e magari mi sento dire hai qualcosa di brutto oppure ti dobbiamo operare. Ecco, poi ogni volta che mi faccio vedere dai medici, anche per una visita stupida, mi metto a piangere come una bambina con una scema, cioè, voglio dire, e non ho 10 anni, voglio dire, e poi inizio a dire no, non voglio essere operata, non voglio essere operata, perché proprio ho questo rifiuto dell'operazione, anche perché io a 16 anni sono stata operata all'intestino, vabbè non sto qui a spiegare il perché e il per come, me la sono passata brutta perché ho fatto 3 ore e mezza di intervento, quando in realtà ci dovevo stare forse un'ora, non so, per un'operazione per l'appendicite quanto ci si mette, ecco, io in teoria dovevo starci un tot e poi alla fine ci sono stata 3 ore e mezza, 4. E niente, me la sono vista brutta, poi il post operatorio lì in ospedale è stato un dramma, anche perché il mangiare faceva schifo, volevo tornare a casa, poi lì mi facevano un sacco di punture, sono stata operata comunque di una cosa non bella e quindi insomma, alla fine sono qui che chiacchiero con voi bellamente, tranquilla, però me la sono vista brutta e quindi da quella volta qualsiasi problema ho vado in ospedale. Io tra l'altro sono abituata ormai a fare visite private, così almeno prenoto subito la visita senza ricetta del medico di base, vado lì, pago perché si pagano le visite anche tanto, però comunque si ha il risultato subito e se c'è qualcosa comunque te lo dicono e poi comunque la prenotazione telefonica per una visita avviene, non dico dall'oggi al domani, però te la danno magari tra 2 giorni, tra 3 giorni. Invece con la ricetta del medico di base, ora che prenotate una visita, ne passano di mesi, cioè io faccio in tempo a crepare e poi forse a fare la visita. Comunque vabbè, sono di questo parere, poi ognuno può fare quello che vuole con i propri soldi, non sto qui a puntare il dito contro nessuno. Io mi sono organizzata così, ecco, soprattutto da quando sono andata a convivere fino ad oggi e penso che continuerò a fare così. E quindi niente, ho continuato a fare esami su esami da marzo.
Gli ultimi esami sono stati esami del sangue, che però non sono andati bene, cosa che non vi ho detto, perché i trigliceridi, i linfociti e il colesterolo soprattutto erano abbastanza alti, ma colpa mia perché mangiavo schifezze ultimamente, per cui tra unto, grassi, fritti, insomma, era uno schifo, veramente mangiavo come un animale, stavo balbettando. E poi ho fatto l'esame dall'otorino, perché non sentivo da questa parte, ve l'avevo detto anche in un video, dall'orecchio sinistro. Lui mi ha controllata e mi ha detto di non avere nulla, non avevo tappi di cerume, avevo però un po' di catarro dall'interno, per cui ho utilizzato un mucolitico in polvere da miscelare insomma con l'acqua e nulla, mi sono arrangiata così e mi è passato tutto. Poi per precauzione giustamente mi ha detto l'otorino, facciamo un esame audiometrico, cioè l'esame dei suoni. Dopo 2 giorni tra l'altro, guarda che caso, cosa che se andavo con la ricetta del medico di base ci volevano mesi e veramente che poi perdevo l'udito. Quindi niente, ho fatto quell'esame, era andato tutto a posto, tutto negativo, anzi l'infermiera mi ha detto che ho un udito perfetto, ma lo sapevo perché fin da piccola mi chiamano la donna bionica, la ragazzina bionica, la bambina bionica, perché le orecchie davvero sono molto sviluppate. La vista no, perché non è che ci vedo molto, sono miope, per cui tra l'altro non ho né lenti né occhiali stasera, ma lasciamo stare. Ma l'udito, ragazze, veramente a volte dico... vorrei non sentire certe cose, perché a volte sento di quelle cazzate che mi fanno girare le palle. Vabbè, comunque. E nulla, poi ultima visita che ho fatto è stata dal chirurgo che mi ha tolto la cista linguine il 14 ottobre in degli hospital in anestesia locale. Questa cista linguine, mi ha chiesto una ragazza da che cosa è dovuta. È dovuta dalla ceretta. È già più di un chirurgo che me lo dice, per cui voglio dire, non è che me lo dice un pagliaccio. È un chirurgo, voglio dire, per cui sa il mestiere che fa, sa quello che fa, non tutti sono così, però ho trovato comunque dei medici validi che comunque sanno fare il loro lavoro e mi hanno detto che è stata causata dalla ceretta. La prima volta sono stata operata 5-6 anni fa a linguine destro e mi hanno messo 20 punti, sempre in anestesia locale, perché comunque avevo 5 cisti. Una grossa e 4 nascoste, però è andato tutto bene. Stavolta invece mi hanno messo 2-3 punti e mi ha tolto una sola ciste, per cui è andato bene anche stavolta, però ragazzi l'anestesia locale è bruttissima perché io sento tutto, cioè o magari me ne fanno poca o non lo so, però sento davvero tutto, sento quando mi mettono i punti, sento quando mi operano e meno male che mi hanno operato per una ciste, cioè se mi operavano di un qualcosa più grave, non lo so, gli urli, vabbè. Comunque, e niente, ho fatto il controllo, mi ha detto che era tutto a posto, la ferita comunque si sta ammorbidendo, si sta assottigliando, per cui alla grande va benissimo. Stanotte ho dormito poco perché ho il problema dell'esofagite da reflusso, cioè quando mangio la roba mi viene su, ma non è che mi viene su la roba, è proprio una sensazione fastidiosa, perché è fastidiosa, però comunque è una sensazione, per cui devo prendere dei farmaci, tra l'altro mi fa male anche la gola. Devo prendere un liquido, il Gaviscon se non sbaglio, perché comunque sono gli acidi questi che salgono su. Poi vabbè, c'è anche da dire che in questo periodo ho mangiato come un animale, per cui i pochi chili che ho perso in automatico li ho ripresi. Che fortuna. Aspettate. Ok. E vabbè, insomma, adesso con l'anno nuovo farò altri esami, come ad esempio il cardiogramma, sapete, tipo check-up, no? Completo. E mi mancano alcune cosine che comunque voglio fare, anche magari l'esame, che ne so, ai polmoni, anche se ormai non fumo più, magari lo voglio fare, lo faccio, ma per una cosa mia, insomma, per andare a letto tranquilla e dormire sogni felici, ecco, facendo sogni felici. Comunque, niente, tutto a posto, se ci sarà qualcos'altro vi farò sapere, speriamo di no. Che cosa dire? Dunque, i regali di Natale, come vi ho detto prima, sì, li ho ricevuti ma pochi, ma ve li farò vedere con l'anno nuovo. Volevo fare il Face of the Day riguardo il make-up di Capodanno, come ho fatto poi per la vigilia di Natale, per Natale, però non avevo ispirazione, sinceramente. Poi vabbè, qua su YouTube ci sono molte ragazze che sono molto brave comunque a truccarsi, per cui... ho evitato sinceramente. Tra i vari regali di Natale, mi stavo dimenticando una cosa, Luca mi voleva regalare un cane, il secondo cane. Allora, io ho già Margottina la patatina, il Beagle, che poi vi faccio vedere perché è qua che mi sta guardando. Lì mi voleva regalare dal canile un volpino nero,
che ha tra i 13 e i 15 anni. Ragazzi, è bellissimo. Cioè, intanto che parlo, vedo di trovarvelo tramite Facebook. Però, ragazze, non è l'età, non è niente. È che, allora, noi abitiamo in un bilocale. In più abbiamo quella del secondo piano, perché noi abitiamo al terzo, che rompe i coglioni dalla mattina alla sera per il cane. Magari sente qualche rumore di notte e rompe le palle, oppure si lamenta perché magari il cane di giorno abbaia, che poi non abbaia neanche poi più di tanto, cioè abbaia quando... Oddio! Bello. Abbaia quando, voglio dire, ci siamo noi. Ma per giocare, non è che lo fa per cattiveria, però che palle, ragazze. Vabbè, comunque. E niente, poi insomma per il resto ci abbiamo pensato bene, abbiamo detto in questa casa no. Infatti, come buon auspicio, noi ci auguriamo, io e mio marito, di prendere casa, comunque di cambiare casa con l'anno nuovo, perché qua non mi piace più stare per diversi motivi. E vabbè, comunque. E adesso cerco qui, ve lo faccio vedere, non vi preoccupate. E niente, ecco, forse ce l'ho fatta. È un volpino nero, Rocky si chiama, bellissimo, molto molto bello. Però due sono tanti, cioè mi rendo conto che due sono tanti. È questo qui, guardate che carino. Ha gli occhi che parlano, vabbè. Comunque, questo. E nulla, poi per il resto, vabbè, tutto a posto. Ve la faccio vedere Marco. Aspettate. Ciao. Ciao. Ehi. Cucù. Dai, con tutti gli spazi che hai, hai la cuccia, il puff. Ti metti per terra con la tua copertina e te la sposti da sola, vero? Uiau. Patatina, non è nessuno. Ok. Eccomi qua. E va bene. Tra l'altro, quando la lasciamo da sola dobbiamo tagliare via tutto. Albero. Ah, ma anche le cialde. Queste qui della Bialetti da mettere in questa macchina da caffè. Perché altrimenti me li butta giù e se li mangia. Infatti, una volta è capitato che sopra qui avevo le cialde, il tè verde, tisana e camomilla, ma nei pacchettini. Lei è riuscita, quando era da sola, perché noi eravamo usciti, a buttare giù tutto, a mangiare anche la polvere del caffè e della tisana. Non vi dico quando siamo tornati a casa, lo schifo più totale, infatti ho dovuto pulire. E vabbè, è andata, chi se ne frega, però vabbè, avere un cane è così alla fine e sono molto contenta. Adesso a maggio fa 3 anni, sta diventando grandicella. Ultimamente è rimasta da sola più spesso e devo dire che sta facendo davvero molto 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 da brava comunque. E quindi niente, tra l'altro tra le varie sfighe, oltre vabbè al fatto della salute, abbiamo avuto problemi di muffa in bagno, scusate, l'asciugatrice che non funzionava più. Ultimamente sono stata a casa 3 giorni con la febbre e influenza perché non andavano i riscaldamenti, non andava l'acqua calda. Speriamo che il 2014 sia migliore, dai. Allora, io voglio farvi vedere dei piccoli acquisti che ho fatto prima di Natale, così poi con l'anno nuovo vi faccio vedere i regali di Natale e magari qualche eventuale acquisto in più. Allora, anzitutto sono stata in un negozietto, si chiama Co-Import, vendono le Yankee Candle, ovviamente non tutte. Io ho preso questa qui, la Rainwashed Berry, che è una delle mie preferite perché davvero dura tantissimo e poi è molto buono perché non è né dolce né fresco, una via di mezzo. È strana come profumazione, mi piace. Ne ho prese tre, le ho pagate 1,80 euro l'una. E poi, giustamente per la camera da letto, ho preso il barattolone, questo qui, della stessa profumazione, che fantasia, da 25,50 euro. E domani, che mi vedo con la mia amica Silvia, che
che anche lei fa video qua su YouTube e l'ho conosciuta così per caso, tra l'altro non abitiamo lontanissime ma neanche vicinissime, però ogni tanto ci vediamo, mi vedrò con lei, magari andremo a fare qualche acquisto in questo negozio. Così, ecco, li faccio vedere appunto dove vado a prendere le Yankee Candle. Tra l'altro, alcuni ragazzi mi hanno chiesto, ma te non usi le candele profumate, le Yankee Candle? Sì, io le uso, come? Allora, uso come candele Yankee Candle, facciamo così. Sarà lunghissimo questo video, ma fa niente. Le ho messe qui nella scatola Kiko, perché sono andata anche da Kiko, ho preso qualcosina che poi vi farò vedere. Comunque, di Yankee Candle ho questa qui, che non ha il nome. Beh, comunque questa qua, Yankee Candle. Poi, questa qui, Vanilla Frosting. Oh, buonissima. Da mangiare. Poi, il famosissimo Clean Cotton. Poi... Lavanda Spa, questo per la primavera mi piace, poi True Rose alla rosa, alcune mi sono state regalate, poi questa qui alla cannella mi è stata regalata, io odio la cannella, non mi piace, però magari cambierò idea proprio perché è una cannella profumata, adesso vediamo. Honey Blossom. E poi questo che è Vanilla Satin alla vaniglia. E poi insomma ne ho altre due o tre che ho messo via perché sono quelle che voglio utilizzare in questo periodo. Poi tra l'altro, piccola parentesi, ieri sono stata dalla mia amica Cree. Non ci sono prodotti MAC, io non ho neanche un prodotto MAC, però mi ha messo qua dentro le Yankee Candle. Le ho pagate sui 14-15 euro, insomma, ne ho presi un bel po'. Questi lei li ha presi invece sul sito. E quindi, insomma, le ho provate, aveva dei doppioni e le ho prese. Allora, questo qui è la camomilla. Vedete, il sito Yankee Candle. UK, andate su UK però. Poi, Beachwood. Poi, White Christmas. Poi... French Lavender, poi Sun and Sand, aspettate che qua ne ho ancora, anche qua un altro di Honey Blossom, Salted Caramel, che è buonissimo, appena l'ho annusato ho detto lo voglio, poi Fireside Treats, bah, non so come si pronunci. Comunque questo, che è molto molto buono. Poi Pink Sand, Vaniglia Satin, un altro. E poi questo si chiama Beach Walk. E poi Blissful Autumn. E ho detto di prenderne altri che poi insomma farò l'ordine più avanti, adesso vedremo un po'. Poi tra l'altro come candele io ho queste qui che sono sempre delle candele profumate alla mora, queste qui me le aveva regalate mia madre un po' di tempo fa, poi questo qui alla tuberosa che ho pagato 1,50 euro in un negozio e vabbè. E poi a 3,50 euro ho preso questo qui che è un candelone ai frutti di bosco che ancora non ho provato, ce l'ho da un anno. L'ho preso più o meno durante questo periodo prima di Natale, vi farò sapere. E l'anno scorso abbiamo preso questa candela qui, bella natalizia, vedete? L'abbiamo utilizzata alla vigilia io e Luca perché l'abbiamo festeggiata da soli io e lui. E ci siamo divertiti un sacco, mentre il Natale l'ho festeggiato dal mio suocero, per cui non me la sono portata dietro, l'ho lasciata direttamente a casa, e ogni tanto la sento. E basta, poi come altre candele... Ah sì, ho questa qui, la Air Wick, alla vaniglia e caramello, nei bicchieri di vetro, e poi un'altra... questa qui
forse è un'edizione limitata, perché vedete, fatta così nera con tutte queste decorazioni, ed è alla cannella e mele delizia. Boh, madonna, io non amo la cannella, però vabbè. vedremo. Ah, e poi a parte ho anche questa, che è la numero 36, è una candela sempre presa da Coimport, ai frutti di bosco, che ancora non ho provato. E mi sono dimenticata, oltre alle candeline Yankee Candle, oltre alla bomba di Yankee Candle, ho voluto prendere sempre in questo negozio un'altra candela, questa volta numero 07, alla lavanda. Si sente che è lavanda, però bisogna vedere se il profumo si sente. Poi vado spedita, ho preso da Erbolario di nuovo la crema Ananas Cell giorno e notte, super attiva d'azione intensiva. L'ho pagata 28 euro, è molto molto buona, è già la seconda che uso, si presenta così e va applicata mattina e sera, poco alla volta, perché se ne usate troppa fate fatica poi a farla assorbire sulla pelle. Però devo dire che è molto buona, per cui la consiglio. Io sto utilizzando anche il bagno schiuma e lo scrub della stessa linea, mi sto trovando molto bene, e vi consiglio anche le tisane Ananas Cell. Non sono buonissime, però comunque hanno un'azione drenante ottima. Poi sono stata da Yves Rocher. Allora, c'era la promozione 2x1, per cui ho scelto di prendere due detergenti alla camomilla. Vedete, Pur Camilla, io ho provato tutta la linea ed è molto buona, la consiglio per tutti i tipi di pelle, soprattutto perché ho una pelle molto sensibile come la mia. Questo è un detergente da utilizzare, non so se ho detto, mattina e sera. È molto molto buono, pulisce, deterge e non va a tirare la pelle. L'ho preso anche perché sto finendo le New Reversalis 40+ detergente viso, e quindi ho fatto la scorta. Poi, siccome sto finendo il peeling, quello leggero di Erbolario al Bois de Panama, ho voluto prendere questo qui ai cereali, ed è un peeling vegetale, insomma, si presenta così. Non so se l'avete provato, fatemi sapere. Io avevo bisogno di uno scrub abbastanza pesante, perché ultimamente ho una pelle comunque un po' particolare, e volevo comunque uno scrub con i microgranuli abbastanza spessi, e la commessa mi ha consigliato questo, per cui non so come sia, speriamo in bene. E poi ho ricomprato il balsamo della linea Colore per capelli colorati, che ho finito da poco. Poi, piccola parentesi, vi farò sicuramente vedere i miei prodotti top e flop terminati con l'anno nuovo, sempre però in collaborazione con Laura. Ciao Laura! E perché ho finito un sacco di cose, per cui questo balsamo è molto buono, consistenza morbida, idrata i capelli e li rende belli morbidi, anche se ce li ho corti, comunque questa parte che ce li ho abbastanza lunghi, insomma, li idrata. Poi, per la felicità anche di mio marito, ho preso i burri di cacao, che costano una cavolata. Lui, ecco, l'unico che non potrà utilizzare questo qui, perché è frutti di bosco, non so, lampone, perché lascia un po' di rosa sulle labbra, non mi sembra il caso. E poi questi due qui, il primo è all'uva, idratante, questo qui è la mandorla, nutriente. Sono buonissimi. Io avevo anche quello al karité, che però ho dato a Luca perché aveva le labbra secche e aveva anche l'herpes, per cui gliel'ho lasciato a lui. Anche quello è davvero molto buono. E sempre di Yves Rocher c'era una promozione che, se acquistavo questo mascara, oddio, questo mascara in modo particolare, questa matita in stile waterproof eyeliner, li pagavo in tutto 14,95 euro. Quindi il mascara è questo qui, il Vertige, Volume Vertige, e questo è lo scovolino, dovrebbe volumizzare le ciglia, non lo so, vi farò sapere. E l'ho scelto tonalità 02 marrone. Ho sbagliato, devo prendere quello nero, ho preso quello marrone, fa niente perché tanto è un colore che utilizzo. E poi questo qui è il numero 01, è una matita in stilo waterproof nera, va benissimo sia sopra che sotto le ciglia inferiori, all'interno dell'occhio, come base. Io ho provato anche altre matite di questa linea, di altri colori, e mi sono trovata benissimo, quindi assolutamente consigliata. Poi sono andata in un supermercato, oggi ho fatto un po' di spese, già che c'ero, ho preso questo balsamo dell'Elviv a 3,49 euro, giusto? Sì. Fatto così, per capelli colorati o mesh, protegge il capello e prolunga il colore. Ecco qua. Ed è un 200 ml con scadenza 12 mesi. Vi farò sapere, non lo so. E basta. Poi sono stata da Kiko.
Allora, da Kiko ho voluto prendere per le labbra questa matita, che è la numero 308, che è quella che ho su ora, che è bellissima, un bellissimo vinaccio scuro. E sopra ho applicato questo rossetto della linea Smart Lipstick, il famoso 914, che è molto simile a un rossetto di MAC, che non ho idea quale sia perché io non uso prodotti MAC. Questo è il rossettino e questo è il colore. Tra l'altro ha un bel effetto glossato, mi piace, e poi non secca neanche le labbra, per cui bello. Poi adoro i rossetti scuri, per cui gennaio sicuramente lo utilizzerò. E utilizzerò anche questo smalto della linea Quick Dry, secondo me ci sta benissimo, il numero 811. E poi ho voluto prendere un altro smalto per il numero 800, che è il classico trasparente, perché voglio provarlo anche come top coat, adesso vediamo. Mi è venuta così questa idea, l'ho studiata di notte. Poi, sempre per le labbra, ho voluto prendere di nuovo questo Super Gloss numero 127, che ha un bellissimo rosa glitterato. Sarà la millesima volta che lo ricompro perché mi piace un sacco. Poi ho preso un ombrettino ad onda, il numero 219. Aspettate. Oh signore. Ecco qui, che quella bella stagione la utilizzerò sia come ombretto che come blush. Io questi ombretti li adoro, però ve li consiglio da bagnati perché da asciutti sono poco scriventi a parer mio. Poi ho voluto prendere i Long Lasting Sticky Shadow. Allora, questo è il numero 11, che ve lo faccio vedere. Eccolo qui. Poi il numero 28, che è questo bel color carne. Cerco di farvelo vedere. Che poi è molto simile a quello Colors in the World di Kiko, di una collezione vecchia, con il packaging, ecco qua, numero 28, questo bel color carne, che vedete, è praticamente uguale. Sono contenta che l'abbiano messo nella collezione edizione, diciamo, permanente, perché è un colore che a me piace tanto, che mal di gola. Il numero 37, che è il famosissimo Borgogna, che tra l'altro ho utilizzato ed è bellissimo. Ecco qui. Secondo me anche come rossetto non starebbe male, secondo me. Poi il numero 35, che è questo bel rosa chiaro. Mi sta cadendo tutto oggi. C'è qualcuno che mi pensa, spero in bene, perché sennò cazzi suoi. Eccolo qui, molto molto bello, molto chiaro. E l'ultimo è il numero 05, che continuo a ricomprare perché è molto buono. Che è questo qui, un bel marrone. Ok. E appunto, come regalo, mi hanno fatto la scatoletta, ho scelto quella media, così mi va bene, uguale. Poi sono stata da Sephora e ho preso per le unghie, dunque, l'olio per cuticole in penna, perché sto utilizzando quello di Mavala, però volevo comunque provare un qualcosa di più economico, quindi questo. E poi sempre per le unghie ho preso il solvente a penna con le ricariche per togliere le sbavature dello smalto attorno all'unghia. Poi ho voluto prendere Pup Art a 20 euro, la numero 002, che si presenta così. La volevo prendere già l'anno scorso, però non sono riuscita. I colori sono questi qui, molto molto belli, e si possono fare sia degli smokey eyes leggeri, ma anche smokey eyes abbastanza scuri. E poi ho voluto prendere due profumi, perché uno non mi accontentavo. Allora, ho ricomprato Bulgari Rose Essentielle da 50 ml di Parfum, perché quello che avevo mi è finito, anche quello lo farò vedere tra i prodotti terminati,
Comunque l'ho già utilizzato, il profumo è questo qui, molto molto buono, sa tanto di rosa, ha una buona tenuta, dura tutto il giorno, consigliato più che altro per il periodo invernale, anche se questo rientra tra i miei profumi preferiti in assoluto, che una volta finito lo ricompro in continuazione. Stessa cosa vale anche per il Jean Paul Gaultier Classique, che ha rotto le palle, ce li ha frantumati così in televisione durante le pubblicità ultimamente. Voi sapete che durante il periodo di Natale ci bombardano con i profumi durante le pubblicità, che si presenta così. E abbiamo il profumo da 50 ml, bagno schiuma e il latte corpo. Questo invece è un profumo che ve lo consiglio con la bella stagione, col caldo, perché è un profumo abbastanza fresco, secondo me. Poi ovviamente voi, ognuna con i propri profumi, può fare quello che vuole. E basta, come acquisti nulla. Ah, mi ero dimenticata un'altra cosa, per quanto riguarda profumi per l'ambiente, candele, profumi a spray, eccetera. Ho voluto prendere anche questo qui, felce azzurra, aria di casa, spray profumante, talco classico. Boh, vi farò sapere. Ok ragazzi, questo è tutto. Dunque, io vi auguro anzitutto di continuare a passare delle belle feste. Mi raccomando, passate una buona fine e un buon inizio anno 2014. Speriamo ci porti tanta fortuna, serenità e tanta buona salute, che ne abbiamo bisogno, e anche tanti soldi, che insomma non fanno mai male al portafoglio e a noi stesse. Per cui tanti auguri ragazze, noi ci vediamo presto al prossimo video con l'anno nuovo. E niente, chi mi vuole fare gli auguri li aspetto, se non vi rispondo scusatemi, ma è un periodo un po' particolare. Io vi mando un enorme, come dico io, beso, e ci vediamo all'anno nuovo con un nuovo video. Ciao!